Allora, c'è un tipo di circuiti che ancora non abbiamo visto insieme, che sono però importanti, sono gli alimentatori, cioè i circuiti che forniscono l'attenzione di alimentazione continua per far funzionare i circuiti elettronici. Allora, vediamo come sono fatti a grandi blocchi e cerchiamo di capire come funzionano gli elementi principali. Allora, tipicamente un alimentatore deve prendere qua la tensione di rete, diciamo 220 volt efficaci che si sono nella distribuzione a bassa tensione a 50 Hz, quindi in alternata, e deve fornire in uscita una tensione di alimentazione continua, per esempio che so, 12 volt per alimentare un circuito elettronico, che ne so, 5 volt per caricare il cellulare e così via, no? In generale, tipicamente un circuito elettronico, sia per l'alimentazione sia per la carica delle batterie, ha bisogno di una tensione continua. Allora, com'è che si va da qua fino a qua? Allora, la vediamo in questo modo. E ci sono diversi blocchi importanti e che possiamo schematizzare in questo modo. Abbiamo bisogno di solito di un filtro. Raddrizzatore. Filtro raddrizzatore è un circuito che dalla tensione alternata ci porta a una tensione continua dove c'è una componente, da una tensione, diciamo, dove c'è una componente principale continua. Aspettate un attimo, ho sbagliato. Voglio cancellare come si legge. Filtro raddrizzatore è un circuito non lineare, quindi all'uscita del filtro raddrizzatore appare di solito una tensione continua, tipicamente non regolata. A valle abbiamo bisogno di un regolatore di tensione. Il regolatore di tensione ci fa avere qua una tensione, diciamo, desiderata. Che cosa vuol dire che la tensione continua qua non è regolata? Che in realtà c'è una tensione che ha una componente continua, ma è spesso dipendente da tutta una serie di fattori. Per esempio, se cambia la tensione di rete, e questo fluttua nel tempo, insomma, quando si dice 220, in realtà facilmente varia da 240 a 200 la tensione di alimentazione in alternata a casa, per esempio. E il filtro raddrizzatore ripropone questa variazione più o meno pari pari in uscita. Ma invece un circuito elettronico tipicamente ha bisogno di una tensione di alimentazione ben definita. Quindi, per esempio, il regolatore di tensione ha tra i vari compiti quello di fornire sempre la stessa tensione anche quando varia la tensione continua non regolata in ingresso. Ha bisogno, per esempio, di fornire sempre la stessa tensione anche quando cambia la temperatura, il sistema si scalda e di solito magari cambiano i punti di riposo e la tensione tenderebbe a variare. In quel caso il regolatore di tensione deve comunque
rende quella tensione anche indipendente dalla temperatura. Ora, regolatore lo vediamo tra un attimo. Vediamo prima un filtro raddrizzatore come è fatto. Quindi noi dobbiamo partire dalla tensione non regolata e ottenere una tensione regolata. Scusate, una tensione, dobbiamo partire da una tensione alternata e ottenere una tensione dove c'è una componente continua diversa da zero. Allora, vediamo prima del filtro raddrizzatore, vediamo il raddrizzatore semplice. Diciamo con un diodo. Questo in realtà l'avevamo già fatto. Il raddrizzatore semplice con un diodo è fatto tipicamente così. Ma che stanno facendo? Succede? Aspettate un attimo, vado io. C'è un'agitazione. Dicevo, raddrizzatore semplice con un diodo è il circuito più facile, no? In pratica qui c'è una tensione alternata, qui c'è il diodo, abbiamo già visto insieme. In sostanza, quando siamo nella semionda positiva della tensione alternata, la corrente può scorrere in questa direzione. Quindi abbiamo che se VA è maggiore di 0, allora I è uguale a VA meno V gamma fratto RL, e la tensione d'uscita, chiamiamola VL, sarà VA meno V gamma. In realtà, perché questa condizione sia realizzata, deve essere VA maggiore di V gamma, no? Perché altrimenti, vedete, se V è maggiore di V gamma, la corrente è positiva e quindi può passare nel diodo. Diciamo lo 0 va bene se approssimiamo V gamma con 0. Per essere precisi, qua dobbiamo mettere V maggiore di V gamma. Quindi ripeto, se V è maggiore di V gamma, la corrente mi viene VA meno V gamma, che è la caduta su RL, diviso RL. Viene positiva e quindi può circolare nel diodo. E di conseguenza la tensione d'uscita sarà la VA meno la V gamma. Se VA è minore di V gamma, questa soluzione non la potrei scrivere perché avrei una corrente negativa che nel diodo non può passare, quindi l'unica altra possibilità è che la corrente sia nulla e che quindi anche la tensione d'uscita sia nulla. Va bene? Quindi questo è il caso più semplice di raddrizzatore. Che cosa è successo? È successo che se vado a rappresentare l'andamento di VA con una sinusoide, immaginate che sia questa, nel tempo sia periodica, V gamma è questo valore piccolo, per esempio, questo è VA, questo è V gamma, e la tensione sulla resistenza d'uscita è 0 quando VA è minore di V gamma, quindi in questo intervallo. E quando VA è maggiore di V gamma viene VA meno V gamma. Quindi vedete, in pratica insegue VA a distanza V gamma. Quindi via. Quindi questa che ho disegnato in rosso è la VL. Vedete, la VL ha un valore medio non nullo. Quindi la tensione è stata raddrizzata. Raddrizzare una tensione vuol dire introdurre una componente continua non nulla, quando prima invece era nulla. Ok? Non è una bella tensione continua, c'è una componente continua. Per questo non basta il raddrizzatore, vi ho detto di solito si usa un filtro raddrizzatore, perché diciamo, avremmo bisogno di una tensione un pochino più continua nel tempo.
Come si può fare? Beh, chiaramente in principio si potrebbe mettere un filtro passabasso a valle che faccia passare solo la componente continua e blocchi tutto il resto. Nella pratica non si fa così, si fa una specie di filtraggio direttamente mentre si raddrizza, perché viene più efficace e vediamo insieme come funziona con un diodo solo. Faccio il filtro raddrizzatore a un diodo. Come funziona? Questa è una piccolissima variazione rispetto a quello che abbiamo visto prima. L'unica differenza che c'è è che si mette in parallelo al carico una capacità. Ci mette direttamente in parallelo al carico. La tensione d'uscita è sempre la tensione sul carico. Vediamo che effetto ha questa capacità. Ora, d'ora in poi, io in questo disegno qui ho evidenziato V gamma, ma l'ho evidenziato per farvi vedere che in realtà conta poco. Di solito che si cerca di fare? Si cerca di fare in modo che la VA sia grande, di modo che VA meno V gamma sia praticamente VA. Quindi questa differenza qui praticamente si possa trascurare. Nell'esempio che vi ho fatto vedere, che vi ho detto prima, 220 volt, è chiaro che gli 0,6 che tolgo col diodo non conta niente. Per cui spesso trascuriamo. Non è vero in generale, perché se VA fosse piccola, per dire fosse un volt e mezzo, a questo punto dovrei tenere in considerazione V gamma. Ok? Quindi vale se V gamma è più piccola, molto più piccola della tensione alternata. Allora, per il momento consideriamo V gamma nullo, così ci semplifichiamo un pochino i conti. E di nuovo facciamo il grafico della tensione del generatore e della tensione sulla capacità. Dunque, immaginiamo che la tensione del generatore sia la sinusoide che abbiamo discusso prima. Qui che cos'è che succede? Beh, è abbastanza chiaro il discorso. Se VA è maggiore di VL, la corrente può passare. La I è maggiore di 0 e quindi può passare. Immaginiamo di avere il diodo scarico all'inizio, così ora qui disegno anche VL, quindi questa qui era VA, adesso disegno VL. Immaginate che il diodo sia scarico all'inizio. Se il diodo è scarico all'inizio, quando VA cresce, VA è maggiore di VL, perché VL è anche la tensione capillare del diodo, e quindi la corrente può passare. Quanto sarà questa tensione? Beh, partendo da zero, questa tensione è uguale a VA, quindi la tensione d'uscita insegue VA appena appena un pochino indietro, giusto per far condurre il diodo, e la corrente che passa nel diodo ha due effetti. Da un lato carica la capacità, e quindi fa aumentare la tensione sulla capacità come stiamo facendo, e da quell'altra parte passa nella resistenza, perché quando la tensione cresce anche nella resistenza passa una corrente. D'accordo? Quindi abbiamo che la tensione sulla capacità cresce in questo modo. Dopo che si arriva al massimo, succede una cosa un po' diversa. Vedete, in pratica, quando si arriva al massimo e si supera il massimo, deve scendere la tensione VL. Perché la tensione VL scenda, la capacità si deve scaricare. D'accordo? Perché si scarichi la capacità, bisogna che passi corrente in questa direzione. Va bene? E quello che può succedere è che la corrente che deve scaricare la capacità sia maggiore della corrente che deve passare nella resistenza RL, e a quel punto il diodo non la fa passare. Va bene? Quindi quello che avviene è che a un certo punto
quando la capacità tende a scaricarsi, il diodo non la fa scaricare, non fa passare sufficiente corrente. Se l'RL la metto abbastanza grande, prende soltanto un pezzettino della carica, della corrente che serve in uscita dalla capacità, e quindi il diodo si interdice. Vedete qua, il diodo si stacca, si spegne, ok? Quando il diodo si spegne, la capacità si scarica solo attraverso la resistenza RL, e quindi si scarica con un esponenziale con costante di tempo RL per C, quindi va giù così. Questo lo vogliamo noi. Perché a questo punto, invece di avere quella brusca discesa della tensione sul carico, abbiamo una caduta molto molto più lenta. Va bene? Quindi qui il diodo è on, qui il diodo è off. Quanto dura questo effetto? Dura quando poi a un certo punto la tensione VA comincia a salire di nuovo e supera la tensione che c'è sulla capacità. E a quel punto la capacità si può ricominciare a caricare, la corrente il diodo passa nella direzione positiva, la capacità si carica di nuovo. Poi quando si arriva qui e la tensione scenderebbe, scende solo all'inizio, poi quando la discesa è troppo rapida stacca e va avanti così. Questo continua in modo indefinito. D'accordo? Quindi di nuovo in questo intervallo il diodo è on di nuovo e in questo intervallo il diodo è off di nuovo. E così via. D'accordo? Quindi vedete, in pratica riesca ad avere una tensione sulla capacità che praticamente è molto vicina alla tensione di picco dell'alternata. In generale si fa in modo che quella tau sia abbastanza grande rispetto alla durata del periodo, questo è il periodo dell'onda sinusoidale, di modo che praticamente la capacità non si scarichi quasi per niente e la tensione rimanga costante. Va bene? Questo è più efficace che mettere un filtro a posteriori. In questo modo riesco ad avere una tensione media più alta e anche delle variazioni più piccole. Di solito si fa in modo che tau sia molto maggiore di T. Quindi bisogna scegliere C e RL in modo che RL per C sia molto maggiore del periodo. Così la tensione rimane praticamente costante. Di solito si sceglie una decina di volte, non di più, insomma. Questo si può valutare approssimativamente quanto vale il ripple. Il ripple che cos'è? L'oscillazione. No? Sulla tensione, quindi questo intervallo qua, chiamiamolo delta V, cioè il valore massimo e il valore minimo, e quant'è? Ma delta V è più o meno una diciamo la quantità di cui si scarica la capacità in un periodo, trascurando questo pezzettino, tanto in generale si scarica talmente poco che arriva quasi in fondo, quindi si può approssimare con la scarica in un periodo. La scarica nel primo tratto qui è praticamente lineare, questo è un esponenziale come funziona, ma all'inizio è praticamente lineare, quindi per fare il conto si può approssimare con una scarica lineare, quindi a corrente costante. La corrente è V su RL, passa per un tempo T grande, quindi questa è tutta la carica che se ne va dalla capacità, divido per la capacità e vedo la variazione di tensione. Quindi vedete, in pratica il ripple delta V è VL per T diviso RL per C. Quindi in generale, siccome RL per C lo scelgo molto maggiore di T, questo qui viene molto minore di VL. Quindi è una piccola variazione rispetto alla tensione. Questo VL è V, diciamo, chiamiamola VP, la tensione massima. Questa è VP.
Quindi questa è un'approssimazione e comunque molto meno di quelle. Diciamo l'aspetto importante da considerare, quindi c'è un po' di ripple e poi non è regolata, come, perché come vedete se per qualche motivo aumenta il 10% la tensione di rete, ovviamente il 10% anche la continua, che è agganciata al valore picco, e non è una cosa che si vuole. Se c'è un calo di tensione mi cala la tensione picco, mi calerebbe anche la continua, quindi rischia di non funzionare più quello che ho a valle, perché magari sto abbassando la tensione di alimentazione del circuito elettronico a valle. Quindi ho bisogno a valle di questo filtro con raddrizzatore di mettere un regolatore di tensione. Dunque, questo è un filtro a un diodo, tipicamente si usa un filtro a 4 diodi, che è un filtro raddrizzatore. Dunque, vediamo prima il raddrizzatore, poi il filtro raddrizzatore. Vediamo il raddrizzatore. Si chiama a ponte di diodi. Quello che si dice è un raddrizzatore a doppia semionda. Questo è un pochino più efficiente, è il più adoperato, no? Se prendete un qualunque, il primo blocco dopo la tensione di qui arriva alla 220, no? Il primo blocco di solito è il raddrizzatore a doppia semionda fatta a punti di diodi. Come è fatto? Ci bisogna 4 diodi collegati in questo modo. Quindi qui c'è la... qui c'è la tensione alternata, quindi 220, 50 Hz. E io metto 4 diodi organizzati in questo modo, formano un quadrato. E il carico lo metto qua. Spesso negli alimentatori più economici si trova un diodo soltanto, con il circuito a un diodo, quando proprio uno tira a risparmiare il più possibile. Dunque, ponte di diodi come è fatto? Dunque qui la cosa è in questi termini: se mi metto, faccio il solito grafico di prima, no? Mi metto in condizioni di vedere l'andamento della sinusoide d'ingresso. Aspettate, fatemi fare più di un periodo almeno, perché così la vedo meglio. Allora, diciamo che questa è la tensione di picco e questa rossa è la VA, che è quella che ho indicato qua. Allora, durante la semionda positiva, vedete che percorso fa la corrente? Beh, la corrente esce dal generatore, qui può passare soltanto da questo diodo, poi fa tutto il giro in questa direzione, torna di qua, poi quando è qui, ho sbagliato direzione del diodo. Il diodo è nella... questo qui è al contrario. Dunque, aspettate, il diodo è messo così. E anche questo. Ho invertito il diodo, mi racconto. No, aspettate, non mi torno. Questo qui. Ok. Quando lo... vabbè, il problema è parlare e scrivere, poi alla fine uno sbaglia. Dunque, vediamo un pochino se l'ho fatto bene. Quando siamo in quest'altra direzione, la corrente passa di qua, va di là, va di qua e poi va di qua. Era giusto questo. Questo qui è invertito. Allora, diamo dei numeri ai diodi, dei domi ai diodi, così non ci sbagliamo. Ok.
Quindi il percorso è questo che vi ho disegnato qua. Quindi qui si passa attraverso D3 e poi si torna indietro. Quindi per VA maggiore di 0, D1 e D3 sono on, mentre invece D2 e D4 sono off. Quindi la tensione di uscita, chiamiamola VL sul carico, sarà uguale, beh, per essere precisi, a VA meno, siccome ci sono due diodi, D1 e D3 da attraversare, meno 2V gamma. E noi la approssimiamo con VA. Quindi nella semionda positiva, VL, che disegno qua in nero, è uguale a VA, quindi è fatto così. Quindi quando invece faccio in azzurro, quando invece VA è minore di 0, questo percorso non si può più fare perché per VA minore di 0 la corrente dovrebbe scorrere nell'altra direzione. Ecco, qui guardate, io qui ho scritto VA maggiore di 0. In realtà, vedete, perché la corrente scorra, perché la corrente sia positiva, no? I è uguale a VL su R. VL deve essere positivo, quindi in realtà non, diciamo, non deve essere proprio VA maggiore di 0, deve essere maggiore di 2V gamma, però cioè, per il momento trascuriamo questo aspetto, no? Quando VA invece è minore di 0, il percorso deve essere un altro perché la corrente deve passare da qua, quindi prima in rosso la corrente segue questa direzione, quindi scorre così. Quando la tensione è negativa, quello che può succedere è l'unica cosa che può succedere è che la corrente segua quest'altro percorso, passi di qui, passi attraverso i due, scenda giù nel carico, tornando, passi attraverso di 4 e poi torni giù. Quindi segue il percorso opposto. Abbiamo in quel caso D2 e D4 on, e invece D1 e D3 off. Vedete perché D1 e D3 sono off? Perché D3 si trova una tensione sul catodo più alta di quella che c'è sull'anodo e D1 invece si trova la tensione più bassa sull'anodo e quindi di nuovo deve essere interdetto. In questo caso VL sarà uguale come prima a meno VA, soltanto la differenza sarà che qui ci sarà il modulo di VA meno 2V gamma, quindi di nuovo viene circa VA in modulo. Stavolta VA è negativo, quindi VA in modulo è uguale a meno VA. Quello che succede è che la differenza rispetto al caso precedente è avere 4 diodi mi consente durante la semionda negativa di avere VL uguale a meno VA, quindi di avere una semionda verso l'alto. E poi la cosa si ripete per tutte le semionde. Vedete, in pratica la tensione di uscita VL è circa sempre il modulo di VA. Quando VA è positivo è uguale a VA, quando VA è negativo è uguale a meno VA. D'accordo? Per questo si chiama raddrizzatore a doppia semionda, perché in uscita mi trovo sia la semionda positiva sia la semionda negativa in modulo. Chiaramente si vede abbastanza bene anche solo guardando il raddrizzatore che in questo modo il valore medio più alto è il doppio che nella singola semionda. Mi trovo quindi una componente continua più significativa, di solito il raddrizzamento è più efficiente e posso anche qui usare un filtro raddrizzatore a doppia semionda. Il filtro raddrizzatore a doppia semionda è praticamente come quello di prima. Quindi abbiamo, vedete, io di solito lo disegno per ricordarmelo facendo i, se no mi, come avete notato, mi confondo con le direzioni. Disegno prima i versi dei percorsi. Eh no,
questo è messo qui, la corrente poi scorre in questa direzione e poi si richiude. Ok? Questo è il percorso durante la semionda positiva. Durante la semionda negativa il percorso deve essere questo: passa di qua, chiude, passa attraverso RL sempre nello stesso verso, poi quando è qui torna verso l'alto e si richiude. Bene, questo è il modo in cui io mi ricordo i versi del diodo. Quindi questo è di 1, questo è di 2, di 3 e di 4. Questo è il disegno di prima. Semplicemente si aggiunge una capacità in parallelo. La capacità fa da filtro, come dire, mantiene la tensione sulla capacità, che è la tensione d'uscita, anche quando la tensione d'uscita tenderebbe a scendere molto rapidamente. E quindi succede una cosa simile a quella che abbiamo visto con il raddrizzatore a un diodo. In pratica quello che succede è che se la VA è fatta così, la tensione che dovrei avere sulla resistenza, se non ci fosse la capacità, sarebbe questa. Bene. Però di nuovo, che cosa succede? Guardate, ci concentriamo soltanto sulla scarica. Quando la tensione di uscita tende a scendere, si deve scaricare la capacità. D'accordo? Quando la tensione sale, l'uscita sale, la capacità si deve caricare. Quindi in questa direzione, oltre alla corrente che va nella capacità, nella resistenza deve esserci anche la corrente che va nella capacità per caricarla. E questa corrente viene per una semionda da D1 e per l'altra semionda da D2. Vedete, due diodi sono orientati per inviare tutti e due la corrente in quella direzione. Una semionda di 1, una semionda di 2. D'accordo? Quando la tensione sull'uscita scende, a quel punto la capacità si deve scaricare. E dove va la corrente che esce dalla capacità? Parte va in RL, ma se la scarica è abbastanza rapida, il resto tenderebbe ad andare da questa parte. Ma vedete, quella che va da questa parte non viene presa né dal diodo di 1 né dal diodo di 2. Quindi che succede? Qui si stacca, la capacità si isola e si scarica soltanto attraverso RL. In generale si sceglie la capacità abbastanza grande per cui RL per C sia alto rispetto al periodo, per cui la scarica avviene molto lentamente. In pratica avviene un po' quello che abbiamo visto prima, cioè la scarica fa così. Prima qui si carica tutto, poi qua si scarica lentamente, si stacca la capacità e il carico dai diodi. Quando si arriva a questo punto, la tensione che avrei qua su questi nodi supera quella sulla capacità e quindi la capacità si ricarica, la tensione risale e poi stacca di nuovo e si scarica. Poi si ricarica e poi stacca di nuovo, eccetera, eccetera. Quindi in pratica io mi trovo a vedere, come dire, quattro fasi distinte. Qui D1 e D3 sono on, quelli che non indico, vabbè, sono off, diciamo così, no, indichiamoli, va, per non confondere, D2 e D4 sono off. In questo intervallo invece è tutto off, D1, D4, no, facciamo, non confondere, indichiamoli tutti, D1, D2, D3 e D4 sono tutti off, quindi la capacità e il carico sono isolati, è solo la capacità che tiene la tensione sul carico. In quest'altro pezzo siamo nella seconda semionda e quindi D2 e D4 sono on, mentre invece D1 e D3 sono off, e poi in quest'altro tratto di nuovo sono tutti off. E poi si continua. Va bene, quindi c'è questo, sono queste quattro
fasi separate. Il vantaggio qual è? Che avendo, come dire, la ricarica della capacità ogni mezzo periodo, il ripple è più basso. Di fatto, a parità di capacità e a parità di RL, si scarica all'incirca della metà la capacità, e quindi il ripple è all'incirca la metà di prima. Bene, quindi se faccio il ripple delta V, cioè di quanto si scarica la capacità, questa tensione qua, la tensione di picco, la chiamo Vp, mi viene all'incirca un mezzo di prima. Quindi Vp, prima era Vp diviso RL per C per T, adesso è la stessa cosa ma diviso 2. Quindi il ripple è la metà di prima. Ok? Va bene, quindi questo è la prima parte, il filtro raddrizzatore. Nell'alimentatore abbiamo anche il regolatore di tensione. Vediamolo. Dunque, il regolatore di tensione che cosa deve fare? Abbiamo detto deve rendere la tensione di uscita uguale costante rispetto a variazioni di sono tre tipi di variazioni principali: tensione non regolata di ingresso, chiamiamola VNR, quindi la tensione non regolata, se questo è il regolatore. Ho una porta di ingresso e una porta di uscita. VNR è la tensione non regolata che è in ingresso. Perché questa cambia. L'altra cosa è rispetto alla temperatura, che è importante perché il circuito elettronico, insomma, tipicamente funzionando si scalda, cioè chiaramente un telefono, un televisore, insomma, chiaramente funzionando si scalda, e noi abbiamo bisogno di una tensione che comunque rispetto alla temperatura sia costante, e poi rispetto alla corrente d'uscita, perché il generatore qua può erogare una corrente Iout anche molto diversa, perché insomma, il circuito elettronico può in certe fasi assorbire più corrente, in certe fasi assorbirne meno. Chiaramente la tensione deve essere sempre la stessa, d'accordo? Quindi temperatura T, corrente di uscita, la chiamiamo IO, IOUT. Tensione di uscita costante, quella regolata, e la chiamiamo VREG. D'accordo? Quindi questi sono quattro parametri rilevanti. Di solito, come si rappresenta in modo differenziale? Io dico che all'incirca una variazione della tensione regolata, posso scrivere come una somma di derivate parziali, cioè la derivata parziale della tensione regolata rispetto alla tensione non regolata d'ingresso per la variazione della tensione non regolata, più la variazione della tensione regolata, la derivata della tensione regolata rispetto alla temperatura per la variazione della temperatura, più se c'è una variazione di corrente d'uscita, la derivata della tensione regolata rispetto alla corrente d'uscita per delta Iout. Vabbè. Chiaramente il regolatore sarà tanto migliore quanto più piccola è la variazione della tensione regolata, cioè quanto più piccole sono quelle tre derivate parziali. E queste tre derivate parziali sono dei parametri di qualità per il regolatore di tensione e devono essere tutte
le più piccole possibile. Questa qua si indica di solito con la lettera SV e si chiama fattore di regolazione di tensione. Di solito si vuole che sia una cosa intorno a 10 alla meno 3. Ok, quindi se varia di un volt la tensione ingresso, deve variare di un millivolt quella regolata. Questo è quello che si vuole all'incirca. Questo qui in generale, la seconda derivata in generale si chiama, ma spesso si chiama ST, ed è un coefficiente di temperatura. Di solito anche qui si accetta un millivolt su grado, anche meno, insomma dipende un po' da casi. Giusto per farvi avere un'idea dell'ordine di grandezza che può essere considerata accettabile. E questa invece, la variazione della tensione di uscita rispetto a una variazione della temperatura, non è nient'altro che quello che abbiamo sempre chiamato resistenza d'uscita. Questo è meno la resistenza d'uscita, ma insomma guardiamo il modulo, quindi. E anche questo, beh, il valore di questo dipende in pratica dalle correnti spesso, quindi non mettiamo un valore tipico perché dipende molto fortemente da come facciamo le correnti. Allora ripeto, i regolatori di tensione devono avere quelle tre quantità basse, i più basse possibile. Allora, noi vediamo insieme soltanto un esempio di regolatore di tensione che francamente non è l'esempio più utilizzato, però diciamo dal punto di vista di capire il concetto, della semplicità di quello che dobbiamo vedere insieme, rende bene l'idea e fa capire com'è che si minimizzano queste quantità. Okay? Quindi diciamo è il tipo di regolatore di tensione più semplice, abbastanza utilizzato, ma non quello tipicamente utilizzato per esempio qua dentro o dentro il caricatore, il telefono, eccetera. Quello che vediamo è quello che si chiama regolatore serie. Un regolatore di tensione serie è fatto in principio così, quindi qui ho la tensione non regolata in ingresso, ok, quindi questa è una continua che ha un po' di ripple, può variare eccetera. Qua in uscita, in ingresso subito, pongo un transistore di passo. E poi vado al carico. Quindi io ho la tensione non regolata, metto subito un transistore di passo e poi vado al carico. E qui sul carico voglio la tensione regolata. Come fa a regolare la tensione in circuito? Vabbè, è chiaro come può fare, no? Tutte le variazioni di VNR devono essere assorbite dal bipolare, dal transistore, e non finire sopra carico. Va bene? Questo si realizza mettendo un circuito in reazione e prendo, in pratica faccio una reazione con prelievo di tensione. Vedete, prendo la tensione d'uscita, uso un partitore, recupero la tensione intermedia, questa tensione la mando a un comparatore con la tensione costante, che per esempio ottengo con uno zener messo da qui alla tensione d'uscita che è già regolata. E poi che cosa succede? Se questa tensione è più bassa di quella che voglio, bisogna che polarizzi di più la base del transistore in modo che mandi più corrente. Quindi la collego direttamente così e con questo segno. Vedete, quando la tensione d'uscita cala, cala la tensione intermedia, cala la V-, V+ è costante. Qui ci vuole una resistenza perché funzioni dietro.
per assorbire le differenze di tensione tra la tensione regolata e la VZ del diodo. Quindi quando, ripeto, la tensione VREG scende sotto il valore che impongo io, cala la tensione sull'ingresso meno, quindi l'uscita diventa più alta, si polarizza di più la base del transistore e si spinge più corrente, quindi si compensa in questo modo. Se per qualche motivo invece la tensione uscita sale troppo, se sale la tensione uscita, c'è questo partitore, quindi sale anche V meno, se sale V meno la tensione sulla base scende e viene spinta meno corrente in uscita. D'accordo? Questo è il meccanismo di regolazione. Ai capi del transistore, ed è il motivo per cui non si usa tantissimo questo transistore, cade una tensione che è la differenza tra VNR e VREG. Quella differenza di tensione, moltiplicata per la corrente che passa nel transistore, di fatto è tutta potenza che viene buttata via. Viene dispersa in calore e in particolare viene dispersa dentro il diodo. Ok, allora, l'altra cosa importante, il motivo per cui questo regolatore si chiama serie, è che vedete la corrente che viene dal generatore non regolato, passa attraverso il transistore e poi praticamente tutta questa corrente, quasi tutta, insomma, finisce in RL. A parte quel poco che va nei partitori, si fa in modo che la corrente nei partitori sia piccola perché anche quella viene buttata via. Tutta la corrente che passa qui all'ingresso va a finire anche nel carico, quindi per questo sono in serie, cioè l'uscita è in serie col transistore di passo, in serie con l'ingresso, nel senso che sono tutte attraversate dalla stessa corrente. Ok? Allora, quindi ho spiegato un pochino il meccanismo di funzionamento. Qual è la tensione che si ha in uscita? Beh, vedete, in pratica questo è un amplificatore che ha un'amplificazione molto elevata, è un sistema in reazione, quindi qui l'uscita deve rispondere alla differenza di tensione ingresso. Se l'amplificazione è molto elevata, io qui all'ingresso posso applicare il principio di cortocircuito virtuale, per cui V meno è uguale a V più, ma V meno è VREG che moltiplica R2 diviso R1 più R2, cioè partitore di tensione. E V più è uguale alla tensione dello zener. Quindi vedete, di conseguenza io trovo che VREG è uguale a VZ per R1 più R2 diviso R2. Qui la cosa interessante perché praticamente non dipende da VNR. Vedete? Almeno in principio, se l'amplificatore funziona bene e si ha un alto guadagno, è sparita la dipendenza esplicita da VNR. Chiaro, questa è un'approssimazione, quindi un pochino c'è e un pochino di dipendenza rimane. Però è solo, diciamo, molto piccola e molto attenuata. Io voglio che la dipendenza non ci sia e al primo ordine non c'è. Va bene? Quindi non dipende da VNR. Noi abbiamo tre parametri di qualità: la dipendenza VNR che deve essere bassa, e qui se faccio la derivata di VREG rispetto a VNR con questa formula viene 0. Se questa è un po' approssimata, se includo l'effetto dell'approssimazione mi viene una cosa piccola, diciamo, ma comunque piccola. Poi voglio ridurre la dipendenza dalla temperatura. Lì dov'è la dipendenza da temperatura? Guardate di nuovo questa formula. In generale, questo rapporto di resistenze non dipende anche dalla temperatura. Perché? Perché tutte le resistenze hanno una dipendenza dalla temperatura. Ma se R1 e R2 le faccio dello stesso materiale, la dipendenza sarà la stessa e quindi quando vado a fare il rapporto praticamente sparisce. L'altro termine che c'è è VZ,
E lì vi ricordate quando abbiamo fatto i Dio di Zener? Abbiamo detto c'è un modo di scegliere i Dio di Zener in modo che si inneschino tutti e due i meccanismi di conduzione per avere un coefficiente di dipendenza dalla temperatura praticamente nullo. In questo caso mi torna comodo, no? Io uso un diodo Zener che abbia una VZ praticamente indipendente dalla temperatura, così anche VREG mi viene indipendente dalla temperatura. Va bene? Ma se ricordate, a suo tempo dicemmo che per avere una VZ indipendente dalla temperatura bisognava scegliere una VZ intorno, un diodo intorno a 4,7 volt. No, dipende da T. Ora, senza fare il conto, si può vedere anche senza fare il conto preciso, almeno qualitativamente, si può vedere anche l'ultimo termine che è la dipendenza dalla corrente, che voglio bassa. La dipendenza la derivata della VREG rispetto alla corrente d'uscita in modulo è la resistenza d'uscita. Si può dire che la resistenza d'uscita di questo circuito sia bassa? Beh, guardatelo, non facciamo il conto, non è caso, ma insomma abbiamo visto che tipo di reazione c'è. Vedete, il prelievo in questa reazione è un prelievo di tensione, si prende la tensione d'uscita, se ne fa una partizione e si riporta in ingresso in qualche modo. E facendo un prelievo di tensione abbiamo visto insieme che la resistenza d'uscita si abbatte parecchio e per questo qui viene usato un prelievo di tensione. Ok? Quindi la R-out è quasi zero perché c'è un prelievo di tensione. Quindi, insomma, tutte le cose che abbiamo individuato all'inizio come parametri di qualità, più o meno da questo circuito vengono soddisfatte, per cui si ottiene tipicamente con questi regolatori serie un'ottima regolazione. Diciamo, l'aspetto critico di solito è lo Zener, poi il resto si riesce a ottenere tutto grazie a questo amplificatore. Okay? Allora, non vediamo altri tipi di regolatori di tensione, però voglio dirvi due parole sul motivo per cui questo regolatore di tensione serie poi di fatto non è molto usato. Non è, cioè, non, detto male, non è sempre usato. E qual è il motivo per cui non è sempre usato? Il motivo è che c'è una dissipazione abbastanza alta di potenza sul transistore di passo. Vedete perché la potenza, vabbè, cambio pagina. La potenza dissipata nel transistore di passo è VNR meno VREG per I, d'accordo? VNR meno VREG è la VCE da capi del transistore, e quel transistore deve essere in zona attiva, quindi tipicamente in molti casi si richiede che ci siano almeno un paio di volt, quindi io qui troverei 2 volt, se magari è una tensione di uscita di un ampere, ci sono 2 watt che vengono dissipati sul transistore di passo e potenza buttata via. Il modo magari più efficace di valutarlo è guardare la potenza erogata in uscita. Potenza erogata in uscita è VREG per I, va bene? E la potenza assorbita dal generatore è VNR per I. Una volta che abbiamo la potenza che abbiamo in uscita, e questa è la potenza assorbita dal generatore non regolato, il rapporto tra le due è quello che si chiama efficienza di conversione. Beh, questo non chiamo efficienza, non è proprio un convertitore. Efficienza e conversione è la potenza erogata in uscita, che questa chiamiamo Pout, meno la potenza assorbita dal generatore, chiamiamola Pin. Questa è Pout diviso Pin ed è quindi circa VREG diviso VNR. Va bene? Qui dico circa perché la potenza, la corrente assorbita dal generatore è
un pochino più grande della potenza erogata in uscita, no? Perché ho trascurato quelle che vanno nei partitori. Cosa può succedere? Se per esempio VREG è uguale a 5 volt, perché voglio 5 volt in uscita, e la VNR è 10 volt, cosa che succede abbastanza spesso, perché io devo fare in modo che la VNR sia maggiore di VREG anche nel caso peggiore, quindi in una situazione normale mi viene VNR abbastanza più grande di VREG. Vedete, mi viene un'efficienza del 50%, che è scarsina, vuol dire che per ogni, cioè, se alimento un circuito elettronico con una certa potenza, altrettanta la butto via nel regolatore serie in calore. In per tanti casi, insomma, è un consumo, uno spreco di energia eccessivo. Quindi, nella pratica, che cosa si fa? Quando la potenza è poca in uscita, sarà anche poca quella dissipata, e allora si usa comunque un regolatore serie. Quando la potenza invece che si deve erogare in uscita è grande, per evitare di buttare via troppa potenza, si usano delle soluzioni di regolatori più efficienti. E ci sono soluzioni che sono tipicamente regolatori cosiddetti switching, che sono, beh, questo qua per esempio, che hanno un'efficienza, insomma, vicina all'80%, insomma, nettamente più elevata, per cui si preferiscono di gran lunga. Va bene, ci fermiamo qua.